Siamo inseriti nel tipico ambiente di prativolo alpino, in particolare utilizzato a scopo pastorale, caratterizzato dalla presenza di numerose pozze di abbeverata, ma anche da pozze spontanee alimentate dalle acque di fusione e dalle acque drenanti. È in questi luoghi che i maschi di rana temporaria o rana alpina convergono in anticipo rispetto alle femmine. Queste sono le zone di frega. I maschi attendono in acqua e sulle rive l'arrivo delle femmine. In queste aree si formano aggregazioni di centinaia di esemplari. Una volta che sono giunte sul luogo le femmine, la copulazione avviene con un amplesso di tipo ascellare. Il maschio si avvinchia alla femmina da dietro e può anche essere trasportato da questa. Nelle immagini, seppur a debita distanza, vediamo il momento frenetico della frega. Le uova sono fecondate dal maschio man mano che vengono emesse. Tutto si svolge in acqua di debole corrente o ferma, a scarsa profondità, dai 5 ai 50 cm. Una volta venuta la frega, le femmine abbandonano il luogo. La rana temporaria o rana alpina è presente anche sui rilievi appenninici sino alla provincia di Rieti. In pianura esistono altre specie simili. Gli adulti non sono strettamente legati all'ambiente acquatico. Vivono principalmente in boschi cedui, ma anche di fustaie, e possono vivere anche in ambienti antropizzati. Il periodo riproduttivo va da marzo a giugno, dipende dai luoghi. Si nutrono di insetti e piccoli invertebrati e li possiamo trovare a quote che variano dai 600 ai 2600 metri sul livello del mare. Questi anfibi passano l'inverno ibernati sotto la neve e solo in primavera riprendono il ciclo biologico. Il momento clou della fase riproduttiva, ovvero la deposizione e fecondazione delle uova, dura al massimo 3 o 4 giorni. In questi giorni le femmine emettono centinaia di uova che a contatto dell'acqua formano ammassi gelatinosi puntinati di nero che sono gli embrioni. Nei siti più frequentati si formano grossi agglomerati di uova costituiti dalla deposizione di numerose coppie. La presenza di questa massa gelatinosa favorisce lo sviluppo embrionale riducendo lo sbalzo di temperatura. E la predazione potenziale, specialmente quella effettuata da invertebrati e tritoni, che non raggiungono la parte più interna della massa delle uova. In ogni caso abbiamo un'alta percentuale di mortalità. La crescita dei girini dipende dalla possibilità di cibo e dalla temperatura dell'acqua. La maturità sessuale viene raggiunta al terzo anno di età ed hanno un'aspettativa di vita dai 6 agli 8 anni. La specie è soggetta ciclicamente a malattie virali e micotiche. Viene predata dall'uomo per scopi gastronomici anche se è vietato.